Radio Televisione Italiana, siamo a Napoli. Way way. Oggi si lavora, si fanno gli esterni. E si lavora fino a sera con Riccardo Polizzi Carbonelli. Il nostro e il vostro Ferri. Ci siamo quasi. Siamo al reparto trucco. Con il mio parrucchiere del cuore, vero Ciro? Grazie. E si chiama Ciro, ma il cognome è meglio... non dirlo. Meglio... Un nome e una garanzia. Un nome e una garanzia, vai. Sto preparando. Vedrò un'ora di uscire. Lui è bravo. Pensate, sono sotto le sue mani da 8 anni. 8 anni, eh? Non è poco, eh? No. Il taglio è suo, quindi adesso sapete chi è. Siamo in corridoio. Vediamo che c'è subito l'ascensore. No, non va. Non va l'ascensore, devo andare a piedi, devo andare. Che tragedia. Che tragedia. Il mio camerino. Ta-da-da-da. Voilà. Eccoci qua. Luce? Sì, va. Luce? Va. E questa roba di chi è? Ma mica mi devo mettere questo adesso. Ah, questo è già per lunedì. Ammazza, oh. Bene, preparazione. Rodolo. Perfetto, allora facciamo così. Oh. Gli attrezzi del lavoro. Uno, due. Gli attrezzi del lavoro. Ma quello morale dov'è? Non c'è più. Ah no, eccolo. Fare così, questo, la spugnetta, poi i pennelli, ok, dunque. Iniziamo le danze. Wow. Via l'anello. Dunque, a posto. Cremina. Ok. Ok. Per ammorbidire un po' sotto l'occhio. Sono dei piccoli trucchi del mestiere. Come avrete capito, mi trucco io per trasformarmi in Marina Giordano. Lo faccio non perché io non abbia fiducia dei truccatori, per carità, ma ormai dopo anni e anni e anni conosco talmente bene il mio occhio che lo faccio in 10 minuti ad occhi chiusi addirittura. E quindi mi organizzo da sola. Per me è anche una fonte di relax. Soprattutto la mattina presto vengo qui con il mio cappuccino, il mio cornetto, faccio riposare la pelle e poi inizio piano piano con un po' di musica in sottofondo. E questo è. Adesso vedete la vera trasformazione, eh?
Sì. Benissimo. Allora, tocchio c'è, perfetto. Allora, questo. Devo bagnare un po' il piumino. Devo correre perché ho fatto tardi. E allora mi devo sbrigare, ma ci metto veramente un attimo. Facciamo così. Mazza, sembra che mi sono abbronzata un po', eppure di sole non ne ho preso per niente. Camminando, il sole l'ho preso. Giusto? Sì. Un po' il collo. Ok, a posto. Ora. Ciprietta! Ok. Mi schiaffeggio un po' col piumino. Questo per rendere la cipria più leggera. Ragazzi, che caldo che fa. Perfetto. Ok, vai con l'ombretta. Di ombretto marrone per delineare la palpebra. Sì. Ok. Perfetto. Adesso facciamo un occhio, poi facciamo l'altro. Dunque, dove sta? L'ho perso. Un po' di ombretto bianco. Per illuminare sotto la sopracciglia. Vedete quanto sono veloce? Sono velocissima. Ormai, capirai. Un po' di grugna e un po' di lilla. Ok, dov'è l'altro pennellino? Matita nera. No, devo fare uno il sotto. Meglio che faccio il sotto. Intanto faccio un occhio. Strano, è un occhio sì e un occhio no, eh? Stranissimo, lo so. Rimmel.
proprio l'occhio. Come cambia l'occhio quando è truccato, eh? Ma molti mi dicono che mi preferiscono struccata o con poco trucco, però d'altronde per interpretare la perfida e diabolica Marina Giordano c'è bisogno dell'occhio. Wow. Dunque, ma io avevo portato da casa i codonfioca, che sono utilissimi. Questi sono utilissimi per le sporcature. Così, già. Ok. Io sono quasi pronta. Questa è una cipria invece compatta, che porto anche sul set perché è molto più pratica. Ho quasi finito. Cosa mi manca? Cosa mi manca? Ah! Mi mancano le labbra. Le labbra mi mancano. Ecco qua. Dunque, mi serve questo per fare il contorno. Ok. Che sembrano un pochino più carnose, in realtà le mie sono piccine. Anche se sono disegnate bene, però è meglio delineare la bouche. Rossetto, rosa. Io non amo i colori accesi. Preferisco evidenziare gli occhi anziché la bocca. Perché gli occhi dicono molto di più. Soprattutto per il mio personaggio, che deve penetrare negli animi ribelli, giusto? Bene, ora mi serve, dunque, per tamponare mi serve un po' di carta, ok, perfetto, ok, tamponato, ci mettiamo un altro po' di cipria, rimettiamo il rossetto, così rimane. Questi sono dei trucchetti che i truccatori professionisti sanno, io ho imparato da loro in tutti questi anni. Così si fissa il rossetto, ci mettiamo il lucido, che è su un rosa leggermente più acceso, che mi illumina un pochino di più il viso. Questi me li devo portare io, absolutely. Dunque mi serve questo, mi serve il fard, per le guance mettiamoci un po' di simpatia, va, anche se Marina Giordano tutto è tranne che simpatica. Marina è molto, molto simpatica. Ah, l'arancio agli angoli. Questo è un altro trucchetto che mi ha insegnato un truccatore molto bravo. Ecco qua. E un po' di simpatia, vai. Ah? Yes. A posto. Beh, io sono a posto. Vediamo un po'. Sì? Sì, un attimo. Devo un attimo. Pieghiamo le ciglia. Al naturale. Wow! Wow! Bene. Marina Giordano ora è pronta. Devo solo cambiarmi d'abito. Adesso sono in tenuta ginnica perché io amo le tute. E quindi quando vengo sul set vengo sempre in tuta.
E tra un po' andremo a Villa Pignatelli a girare le scene, una villa stupenda dove lì incontrerò Roberto Ferri e lì avrò un abito lungo, nero, molto sciccoso. Bene, sono pronta per andare.